Una difesa che concede forse troppo e oggi in attacco non siete nemmeno riusciti a dare troppo fastidio al Toro, anche se alla fine del primo tempo sembravate poter riaprire la gara. Ma io penso che siamo arrivati con una classifica stupenda, ma le ultime uscite lontano dal Sant'Elia comunque avevano già messo in allarme la nostra squadra. Dispiace perché stasera pensavamo comunque di fare una partita diversa, questo non è successo. Niente, bisogna lavorare perché solo attraverso il lavoro possiamo uscire fuori da questa situazione. Però dopo due mesi di campionato abbondanti, insomma, se si dovesse tirare le somme alla seconda pausa per la nazionale, c'è da essere soddisfatti, la zona calda è ancora lontana, ci sono buone basi su cui lavorare, come dicevi. Sì, è normale che abbiamo dei punti, ma non dobbiamo cullarci sulla classifica, perché il campo oggi dice comunque che abbiamo delle fragilità. È normale che quando si prendono dei gol non è solo colpa della difesa, è colpa un po' di tutta la squadra, penso, che qualcosa non abbia funzionato come magari si era preparato. Ci rimbocchiamo le maniche e anche attraverso e approfittiamo per questa sosta per cercare di migliorare, per far sì che prestazioni del genere i nostri tifosi non le vedano più. Che impressione ti ha fatto il Torino oggi? È una squadra che secondo te può puntare all'Europa? Ma sicuramente hanno un potenziale enorme, è normale che penso però che stasera è una partita che tra virgolette non faccia testo, anche perché dopo 11 minuti col minimo si sono trovati sopra di due gol. È normale che la Serie A è un campionato difficile dove tutte le squadre sono attrezzate magari per fare un campionato di vertici, gran parte delle squadre, perciò penso che comunque il Torino possa dire la sua.